E rieccoci qui con un nuovo video, ragazzi. Io sono Cree ed oggi siamo tornati su questo giocaccio di merda a continuare la nostra scalata in divisione con una differenza nella squadra. Per adesso è sempre la solita. Andremo a tribunare una delle epiche ritenute tra le più forti del gioco, ma che sotto il mio punto di vista e sotto le mie prove, sotto proprio i video, ce ne sono a no, migliaia no, perché ho fatto 110 episodi, quindi no. Però c'è un centinaio di episodi in cui voi vedete questo gioco ridicolizzare uno dei difensori più forti di tutti i tempi. E anche a statistiche nel gioco è uno dei più forti, eppure fa cagare. Fa cagare. Cioè, mi sono trovato meglio, molto, molto, molto meglio. E mi ha sorpreso di più il signor Guardiol 94, free to play, contratto mirato, quando l'ho preso piuttosto che Beckenbauer. Beckenbauer, ragazzi, che è veramente una merda. C'ha 99 comportamento difensivo, non conta una sega, non conta niente. È sempre fuori ruolo, non marca mai l'avversario, è sempre da un'altra parte, si fa superare come nulla, non ha muro. E potrei continuare, fa veramente, veramente cagare, non chiedetemi perché, non chiedetemi cosa c'ha che non va, chiedetelo a Konami, glielo vorrei chiedere anch'io, purtroppo non abbiamo la possibilità di fare nessuna domanda, perché già quando ci lamentiamo non ci cagano, figuriamoci se chiediamo spiegazioni sulle cose che succedono. Quindi andremo a tribunare Beckenbauer, metteremo titolare Guardiol e in panchina ci portiamo il nostro pippone di fiducia, buongiorno, maxato su questo account che è anche B, quindi sicuramente meglio di Beckenbauer, anche se ci vuole poco. 49 di livello stile di gioco, non chiedetemi perché. Ah, perché l'avevo maxato in contropiede quando facevo i video dei pipponi. E quindi confermata la squadra con un pippone che ha preso il posto di Beckenbauer in panchina perché Beckenbauer è stato prima panchinato e poi tribunato. Primo avversario di oggi trovato. Ah, vediamo frecce come siamo messi. Un po' di merda per essere quasi tutti B. Siamo messi male. Lukaku è B ed è giù. Buongiorno invece su. Rimane in panchina però. Andiamo così, non c'è nessuno su. Non c'è nessuno su. Questa è la squadra del nostro avversario. Affrontiamola. Inizia così la prima partita di oggi. Ho già paura. Cioè, neanche ho fatto il primo passaggio, ho già paura. Non di lui, del gioco, perché qua tu hai paura del gioco, non degli avversari. Mamma, cosa ha fatto? Cosa ha fatto Lautaro? Cosa ha fatto Lautaro? Qua proviamo a lanciare Neymar, bel passaggio. Mamma mia. Questo è fallo mio, eh. Cioè, avevo io la palla e fallo mio. Avevo io la palla e fallo mio. Ce l'avevo io la palla. Ho messo il cross, era rigore e fallo mio. Iniziamo molto male, eh. Iniziamo molto, molto male. Sono già senza parole. Penso che mi ammutolirò fino alla fine del video perché se parlo potrebbero uscire soltanto bestemmie dalla mia bocca. Questi sono i gol che si fanno. Cioè, se io qui facevo 10 tiri da fuori area, come faccio di solito, 10 tiri da fuori area, tutti con Mateus con 93 di potenza tiro, non ne entrava uno. Se fa la deviazione, entra. Perché è un gioco di merda. Tu i gol belli non li puoi fare. Devi fare i gol di merda. O su deviazione, o a porta libera, o su bug. Queste tre sono. Va bene, grazie. Grazie, va bene, 3 punti. Che non rifiuto. Non si ha mai rifiutare 3 punti. Andiamo con la prossima. Altro avversario trovato. Allora, frecce si è messi meglio di prima sicuramente. Abbiamo Lautaro, Neymar e Seedorf completamente su. In panchina abbiamo Lukaku tutto su, Alaba tutto su. Alaba lo intercambiamo con Guardiol, quindi mettiamo Alaba. Lukaku lo mettiamo al secondo tempo e andiamo così. Questa è la squadra del nostro avversario. Affrontiamolo. Inizia così la seconda partita di oggi. Questo qui ha ben pensato di farmi aspettare tutto il tempo prima della partita, tutto il tempo della pausa prima della partita. E quindi saranno passati 5 minuti da quando ho fatto la formazione. Qui abbiamo un Di Lorenzo. Bel passaggio per Seedorf. L'avevano presa, eh. L'avevano preso i difensori, ragazzi. Palo preso e stava per sbagliare a porta libera. Poi sempre con una deviazione è entrata. Sempre con la deviazione. Deve entrare soltanto così in questo gioco. 1-0. Io ho fatto un bel passaggio in mezzo. Bellissimo appoggio di Lautaro. Palo pieno. E qui in mezzo a due ha fatto fatica a tirare Neymar. Qui bel cross di Di Marco in mezzo. Il cross era per Maradona però. Peccato. Gran peccato. Qui passaggio di fianco. C'è Neymar. Passaggio in mezzo per Maradona, 2-0, 2-0. Azione fantastica, Neymar che invece di accentrarsi o provare il tiro,
o metterla in mezzo aspetta lo scatto di Maradona che si inserisce, attaccante di rientro, e 2-0. Attenzione perché primo tiro, prima azione, prima volta che supera la sua metà campo. Qui l'avevo recuperato con Bastoni, ovviamente il rimpallo è rimasta lì perché deve sempre succedere qualcosa, come nei miei gol, Ho fatto due gol di... Il gol della scorsa partita è una merda. Se lo faccio questo era un'altra merda perché era su kickoff. Il gol di Neymar era porta libera dopo un palo. Cioè non c'è una cosa che tu dici, va che bella azione, che bel gol, non c'è. Qui che cazzo ha fatto Casemiro, poi me lo spiegate, qui mi ha falciato ma non è fallo. Mamma mia, sconcertato, cioè sto vinto, guarda. Ah, l'ha fischiato, stranamente l'ha fischiato. Che cazzo ha fatto? Cosa ha fatto? Volevo andare a mettere un cross, l'ha lasciata sfilare. Qui io non faccio veli, ragazzi, io non gioco con i veli. Qui il gioco ha deciso che doveva uscire la palla. Non ha senso, non ci sono altre spiegazioni, perché non è possibile che mi venite a dire ho fatto il velo per sbaglio. Non è possibile, non ho toccato l'altra manopola. Il velo si fa come skill. Ovviamente. 90 di finalizzazione, provi a indirizzarla a sinistra o a destra, no? Provi a indirizzarla dove ti pare meglio, dove potrebbe uscire un tiro migliore. Lui tira in mezzo, come qui, io l'ho indirizzata di là, lui l'ha tirata in mezzo. Fanno quello che vogliono, non avete il controllo dei vostri stessi giocatori né nei passaggi né tantomeno nei tiri. Finisce così, ragazzi, il primo tempo 2-1 per noi, per fortuna. E dico per fortuna perché è stato un assedio totale, 6 tiri in porta a 1 totale, a 1 totale. Siamo 2-1, la storia è sempre quella, la storia è sempre quella, al prossimo tiro c'è la pareggia. Ho fatto qualche cambio, Haaland lo mettiamo ancora più tardi, magari si attiva la riserva di lusso che ancora non si sa quando mi... attiva, perché uno dice all'inizio del primo tempo, del secondo tempo, l'altro dice alla fine del secondo tempo, quell'altro dice al 90esimo. Intanto qui Lukaku in rovesciata, 100 kg e fa le rovesciate, stava pure per segnare. Questa classica punizione insidiosa che succede ogni volta che sfiori l'avversario. Qui ci vuole poco a prendere gol e a pareggiare la partita al secondo tiro totale del nostro avversario. Boom! Difesa completamente aperta. Non so se ha segnato Musiala. Chi è che gli ha segnato? Cancelo? O Romario? Forse Romario, sì. Completamente libero. Cioè, la prima punta dell'avversario. Ho 4 difensori e lui è completamente libero. Si stava anche spippettando perché tanto sapeva che non gli andava addosso nessuno. Quindi, secondo tiro della partita. Secondo gol del nostro avversario. Qui Cruyff la riuscirà a tenere in campo? Sì. Ha deciso che però era più opportuno passarla al portiere. Eh sì. Ha deciso. Cioè voi ditemi qui che io che colpa ho. Cioè io avevo in mano Casemiro, Casemiro con 90 di aggressività, 90 di contrasto. Cioè si è fatto infinocchiare, gli ha fatto tunnel a Casemiro. Gli ha fatto tunnel a Casemiro, chi era quello? Cross. Terzo tiro, terzo gol, ragazzi. Terzo tiro, terzo gol, vincevo 2-0, ma il gioco si conferma una merda. E andremo a perdere anche questa. Questo è il gioco, ragazzi. Il primo tempo era un pippone. Il secondo tempo, sono un pippone io, lui un fenomeno. È così. Neanche da partita a partita, qua cambia da tempo a tempo. Il primo tempo sei un pippone, il secondo tempo sei un fenomeno e fai 3 gol. Primo tempo non riesci a fare un tiro in porta. Queste sono le regole non scritte di Konami. Qui rigore netto. L'ha fischiato, non ci credo neanche io, l'ha fischiato. Strano, molto strano, però bisogna comunque buttarla dentro. Poi mi spiegate come fa Lukaku ad avere 84 di rigore, non sbaglia un rigore da 3 anni. Non sbaglia un rigore da 3 anni, c'ha 84 di rigore. Qui bisogna fare i pezzi di merda, perché qui più giochi male, meglio è. Se tu tiri centrale, la gente dice non sarà così stronzo da tirare centrale. Invece sono così stronzo da tirare centrale, perché conosco gli altri stronzi. Quindi ho tirato centrale, ho pure fatto lo sgavetto, 3-3. Però adesso siamo pure attacco totale, probabilmente prenderemo il 4-3, non ci porteremo a casa neanche un punto. È anche vero che di un punto me ne faccio proprio nulla. Qui tunnel, devo prendere gol. Non neanche taglio, questa qua è proprio vanilla, questa qua chill, senza nulla, senza tagli.
precisa appena iniziata la sua azione. Tunnel, io ho messo l'L2, non potevo farci assolutamente nulla, dovevo perderla e l'abbiamo persa, ragazzi, l'abbiamo persa. Ci ho messo il piede con Casemiro, ho cliccato l'L2 e c***o fatto il gioco, niente, si è fatto infinocchiare, altro tunnel, era Alaba comunque, con intercettazione anche lui, nulla da dire. Ecco a cosa serve l'intercettazione, ecco a cosa servono le statistiche, ecco a cosa servono i comandi, ecco a cosa serve giocare a questo gioco. Eccolo qua. Finita così, 4-3 ragazzi, 4-3. Partita stradominata e non so più che dirvi, non so più che dirvi, lo abbiamo visto, lo abbiamo constatato, andiamo a vedere che divisione era, perché non era neanche chissà sto granché, adesso divisione 4, ex 1100, non so come ci è arrivato in 1100, vabbè, ci portiamo a casa quindi una vittoria di merda, gol su rimpallo e rage quit subito sull'1-0, una sconfitta di merda, perché è di merda anche questa qua. Vincevamo 2-0, l'abbiamo persa 4-3, avete visto come, e nulla, cioè qui vittoria, pareggio, sconfitta, partita nulla, è tutto una merda, voi vincete, perdete, è la stessa cosa, è un gioco di merda, non vi divertite in nessun caso, almeno io non mi diverto, se c'è qualcuno che si diverte lo scriva nei commenti perché penso che siate veramente veramente pochi, siete una razza molto molto rara. Qui a frecce, siamo messi, ma sì, andiamo con buongiorno titolare, che c***o. Ne frega tanto, il gioco è una merda. E con buongiorno adesso la vinceremo. Con buongiorno la vinceremo. Questo si è fatto la full Napoli. È anche bella perché sono tutti speciali. Giustamente. Hanno fatto a turno un pot per giocatore. Più tutti questi qua speciali. Ci sta. Nulla da dire. Affrontiamolo. Con buongiorno titolare. E constatiamo se è più forte di Beckenbauer. Ci vuole poco, Penso che Beckenbauer del gioco sia al mio stesso livello nella realtà. E io non ho mai fatto il difensore. Quindi più o meno sta lì. Inizia così. L'ultima partita di oggi. Penso di averne fatte abbastanza. E anche stavolta mi sono prolungato soltanto per voi. Che volete video un po' più lunghi. Una partita in più. Qui attenzione lag. E buongiorno. Salva. La porta. Attenzione perché qui un passaggio da centrocampo. Poi prova il tiro. Rimpallo e 1-0. Eh sì. Prova il passaggio da centrocampo, da lì, eccolo lì, dentro il suo spicchio di centrocampo, prova il passaggio, si ritrova in porta, perché? Perché rimpallo, io la spazio rimpallo, torna lui quasi a porta libera, poi Kane non sia mai che ne prende una, penso di non avergli mai visto fare più di una parata partita, penso di chiedere troppo e penso che anche i portieri ragazzi non contino veramente una sega di niente, cioè voi potete avere in porta Seghetti o Kane, potete paragonarli, sono sullo stesso livello, non cambia nulla, se non devi prendere gol, la para, se devi prendere gol, non la para, cioè quanti gol abbiamo visto fare oggi tra me e gli avversari? 5? 6? No, di più, ne abbiamo fatti 7 solo nello scorso episodio, 8 circa, ok? Su 8 gol, non ce n'è uno che dici, che gol? Non ce n'è uno! Tutti su rimpalli, o a porta libera, o su bug. Sono tutti così, questo è il gioco ragazzi. Qui proviamo, perché? Perché il gioco è una merda e aspettavo proprio questo. Però fosse stato lui l'avrebbe buttata dentro. Sono io e quindi Maradona la liscia. Qui altro passaggio per Maradona. Smarcato, entra in area di rigore, si accentra. Non lo fermano, devo mettere il cross. Di Lorenzo si accentra, c'è Lukaku di testa, non la prende. Allora ci arriva Matteus. Matteus per Di Lorenzo, Di Lorenzo la rimette in mezzo, ci arriva di testa stavolta Neymar. Svirgolata come la merda. Voi fate queste azioni, poi non si conclude nulla. Se io magari tiravo da lì, c'era un rimpallo, prendevo palo, rimbalzava contro la schiena del portiere e andava in porta. Qui non dovete ragionare a come giocare al meglio. Qui dovete ragionare come arrivare in porta con la... Mamma mia. Ovviamente non puoi tirare, perché lì ce l'aveva tra i piedi Neymar, ma non puoi tirare, non puoi dare l'input. Dicevo, tu devi avere l'obiettivo di arrivare in porta con la peggior azione possibile. Quindi un passaggio magari che passa in mezzo alla difesa, perché sai che la difesa si apre e ti ritrovi in porta. Altrimenti fai prima a non giocare, cioè qui il calcio champagne non serve, anzi è controproducente.
Poi vorrei sapere cortesemente da qualcuno di voi se mi riesce a spiegare che ha fatto qua il mio giocatore, eh? No, vorrei semplicemente capirlo, perché Manu Lukaku volevo ripartire, ha fatto un altro velo, eh? Ma qui è ancora peggio, perché poi gli ho dato l'input di passare e non l'ha nemmeno passata, ha aspettato che uscisse. Poi mi dite che non è un gioco di merda. Ma avete visto che è successo? Avete visto i bug? Mamma mia. Sono sempre più sconcertato e senza parole. Qui Cruyff, il nostro avversario, è addirittura fermo. Però non possiamo buttarla dentro. Non possiamo buttarla dentro. Secondo tiro, secondo gol a porta libera su errore di Kane, dopo aver preso un palo noi e averlo assediato per praticamente tutto il secondo tempo, ragazzi. Chiusa la partita, 75esimo. Adesso forse riusciremo a segnare, perché tanto... Ah no, non posso neanche tirare. Scherzavo, ho sottovalutato il gioco, ragazzi. Ho sottovalutato lo script, invece più potente di quanto pensassi. Non ci ha fatto nemmeno tirare. Neanche sul 2-0 al 77esimo possiamo tirare e possiamo fare gli spalla a spalla. Siamo inabilitati. Siamo inabilitati. Grazie Konami. Basta. Ciao a tutti!